finisce così finalmente la sete storica della Romagna. Il bottone schiacciato dal presidente del Senato Giovanni Spadolini apre il colossale rubinetto della diga di Ridracoli, da cui parte l'acquedotto romagnolo. Un'opera grandiosa, costata 570 miliardi, alla quale hanno lavorato 1.400 operai nel corso di 12 anni. Una rete di distribuzione di 230 chilometri porterà acqua nel giro di 2 anni a 38 comuni, un bacino di utenza di 900.000 persone destinato a raddoppiarsi durante i mesi estivi. Dai rubinetti di Forlì l'acqua di Ridracoli sta già sgorgando. Entro quest'anno sarà collegato il comune di Ravenna, mentre tra il 1989 e il 90 l'acqua arriverà anche a Rimini, Riccione, Cattolica. L'insieme di opere che costituiscono l'acquedotto, inaugurato il 9 aprile alla presenza delle autorità regionali e statali, è stato finanziato da Regione Emilia-Romagna, enti locali e comuni raccolti sotto il Consorzio Acque, dallo Stato e dall'Enel. Questa diga è stato uno dei primi progetti di finanziamento della Regione. Addirittura nel 1974 la Regione appena nata ha deciso di stanziare i primi 9 miliardi che sono serviti ad arrivare ad oggi. Importante perché mette in evidenza una corretta politica ambientale, cioè quello di usare la natura per correggere le forzature e i guasti che lo sviluppo ha portato alla natura, usando acqua dei Ridracoli per bloccare la subsidenza, cioè l'abbassamento del suolo a Ravenna e in Romagna. È una soddisfazione anche perché un'opera così importante da nessuna parte del mondo come qui potevano farla 38 comuni, 2 province e 1 regione. Altrove, o è sempre in Italia, è stato lo Stato artefice di opere di questo genere. Qui sono stati i comuni, la regione e le province, alla faccia di chi dice che comuni, province e regioni sono solo capaci di delusioni e di inefficienza. Perché ci è voluto tanto tempo, tanti anni? Che tipo di problemi sono stati incontrati? Politici, amministrativi? Naturalmente l'erogazione dei finanziamenti è stata una delle fonti delle lungaggini. Ricordiamo che 2/3 delle risorse sono stati messi da comuni, province e regioni, soltanto 1/3 dallo Stato. La condizione finanziaria delle regioni e dei comuni è tale che non poteva che creare difficoltà, e non per volontà loro naturalmente. Poi ci sono state difficoltà tecniche. Dice che Rimini non vuole allacciarsi all'acquedotto, è vero? E se è vero, perché? Assolutamente, io sono stato a Rimini anche di recente, al federale della Federazione Comunista. La verità è che a Rimini abbiamo avuto alcuni comuni, alcuni sindaci che hanno visto sempre con un certo scetticismo non l'utilità dell'opera, ma la possibilità di farla, la possibilità che si arrivasse a questo giorno. E francamente non sono stati spesso neanche solerti negli investimenti, nell'adesione al consorzio che poi via via l'hanno data. Oggi a Rimini non solo si vede di buon occhio il fatto che si sia giunti a questo punto, a Rimini ci sono timori di altro tipo, che l'acqua di Ridracoli sia poca e che arrivi troppo tardi, questo è il punto. Cioè siamo passati da un atteggiamento scettico a un atteggiamento preoccupato dopo che hanno visto che l'acqua di Ridracoli può arrivare a Rimini. La diga di Ridracoli è situata nell'alto Appennino forlivese, a monte del piccolo comune di Santa Sofia, in un ambiente montano incontaminato. Nei periodi di piena, quando abbondano le piogge, il bacino raccoglie le acque del fiume Bidente e di altri torrenti minori, rilasciandone una parte nei mesi estivi quando i fiumi sono in secca. Il bacino, costruito nel giro di 7 anni, può raccogliere fino a 80 milioni di metri cubi d'acqua in un anno. L'acqua compie da qui un lungo viaggio che la conduce a valle, attraverso una galleria interamente scavata nella roccia. Grande ammirazione è stata espressa nel corso della cerimonia di inaugurazione della diga di Ridracoli dal presidente del Senato Giovanni Spadolini. La grandiosità dell'opera come esempio di ingegneria idraulica, ma anche la grandiosità dello scenario naturale, che ha perfino qualche vibrazione dantesca, si sente il paesaggio toscano a questo confine della Romagna, e una grandezza naturale su cui nulla possono né gli ingegneri né gli architetti, che fa da straordinaria cornice a questa diga. Non è un caso che un'opera così sia stata realizzata proprio in una regione come l'Emilia Romagna? Certamente l'opera torna a onore delle organizzazioni municipali e regionali dell'Emilia Romagna, che hanno compiuto
ho alimentato un grande lavoro, ma devo dire che è commovente questo legame con questa fetta piccola di terra che si chiama in una forma che è inconsueta, anzi non credo abbia nessun parallelo in Italia. Romagna e Toscana, c'è una regione che come aggettivo evoca un'altra regione, è un esempio di fraternità nella storia italiana che è lacerata da tante contese municipali, è un esempio di unità morale e culturale che io opporrei agli odi che caratterizzano i piccoli paesi l'uno contro l'altro armati. La libertà della sete, l'ho ricordata, faceva parte delle grandi libertà rooseveltiane all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. È una delle forme della libertà dal bisogno. Bisogna pensare quanto il terzo mondo sia ancora dominato dai problemi tragici della sete. Siamo quindi sulla via della realizzazione delle nuove libertà, le libertà dal bisogno che caratterizzeranno l'intero prossimo secolo.